Signore e signori, buongiorno e benvenuti al campo comunale in Rione San Giacomo di San Nicandro Garganico. Qui Domenico Maria Mascolo e Vincenzo Galasso. Oggi vedremo affrontare le squadre del Football Club San Nicandro Garganico contro il Real San Giovanni. Batte Montemitro. Cross all'interno della di rigore, dalle parti di Vocale, la palla resta lì, poi c'è Ciavarella che riesce a colpire di testa, ancora Ciavarella, il pallone finisce di poco a lato. Ancora Caruso recupera il pallone, adesso c'è Ciavarella, limite dell'area, prova il tiro e c'è l'ultima parata del portiere del Real San Giovanni Rosati. Adesso Caruso prova dalla distanza, c'è il portiere Rosati che quasi commette una papera. Ancora il San Nicandro riesce a recuperare la palla adesso con Tenace che prova a mettere in moto. Adesso c'è Placentino all'interno della rigore, Placentino, il tiro, la traversa! Ma cosa hanno fatto questa apertura di tacco a servire l'inserimento dentro l'area, il tiro a pallonetto quasi, una specie di cucchiaio, pallone che si stampa sulla traversa, ma che rischio per il Real San Giovanni. Adesso il San Giovanni 4 contro 2, la difesa è completamente assente. Vediamo che c'è la possibilità da parte del numero 10 del San Giovanni che tira e c'è l'ottima parata del portiere Gaggiano. Viene riconquistato dal Real San Giovanni con un lancio lungo a cercare Placentino, ma c'è un'ottima difesa da parte del numero 5, l'uscita a vuoto del portiere. C'è il numero 11 Palladino che prova un tiro dalla distanza. Adesso c'è Tenace che cerca Caruso, la palla resta lì, poi arriva Placentino e c'è il gol di Placentino. San Nicandro 1, San Giovanni 0. Sì, un gol voluto, un gol cercato questo di Placentino, ottimo il suo inserimento in aria, poi la freddura di battere a tu per tu Rosati per il gol dell'1-0, un gol che ci sta, un gol che il football San Nicandro ha meritato per quanto fatto finora, quando creato. La palla arriva dalle parti del numero 11 Urbano, poi la palla verso il numero 7 che prova un pallonetto e c'è il gol del Real San Giovanni che mette in pari la partita da parte di Barbano. Un lancio che arriva dalle parti del numero 10, si tratta di Dragano che prova verso Urbano e l'ottima respinta del portiere, la palla viene recuperata addirittura dal difensore La Torre. Il numero 2 Nardella prova ad imbeccare il proprio compagno, si tratta del numero 10 all'interno della rigore, poi arriva ancora Nardella, prova un tiro e c'è l'ottima parata di Gaggiano, la palla resta lì e c'è il gol del San Giovanni. È stata un'ottima parata del portiere Gaggiano, ma sulla ribattuta l'attaccante del San Giovanni, che non riusciamo a capire di chi si tratta, è andato a ribattere in rete e quindi il San Giovanni si porta in vantaggio. E nel frattempo l'arbitro decreta la fine del primo tempo, quando siamo arrivati praticamente al 41esimo minuto di gioco. Ancora il San Giovanni in attacco con l'autore del gol, Bardene segna il secondo gol, proprio lui, Barbano. Urbano prova ad attaccare gli spazi, Urbano supera l'uomo, in qualche modo anche il secondo, Urbano all'interno del rigore, il tiro, lambisce il palo ma finisce di poco a lato. Ancora il San Giovanni, la palla da parte di Urbano che mette in movimento ancora il numero 7, l'autore di due gol, Barbano, che però non arriva sul pallone. Adesso c'è Caruso, Vocale sulla palla, la palla da parte di Placentino, ottimo lo stop di Placentino. Placentino vede Ciavarella, entra all'interno della rigore, Ciavarella il tiro! Ancora la palla verso Santucci, Santucci apre per Placentino, limite dell'area, prova il tiro e c'è la parata del portiere Rosati del San Giovanni. Allora piena barca a campo libero, la palla verso Placentino prova a guadagnare il fondo, la palla arriva da parte di Franco solo contro il portiere e c'è il gol del San Nicandro, proprio di Franco che si era fatto ribattere un tiro dal portiere e poi è andato a ribadire in rete. Vediamo situazione di contropiede c'è adesso Caruso prova ad involarsi all'interno dell'area di rigore, Caruso supera l'uomo, Caruso entra l'area di rigore, il tiro e il pallone finisce di pochissimo a lato, poteva essere il 3-3 e si dispera anche la panchina del football San Nicandro. Caruso, il pallone arriva dalle parti di Franco all'interno dell'area di rigore e c'è un
un rimbalzo che quasi favorisce l'imbucata proprio di Caruso sul pallone, il numero 6 del San Giovanni che prova uno spiando all'interno della rigore. Il pallone arriva direttamente dalle parti del portiere Gaggiano, che non si fa sorprendere, mette la palla in calcio d'angolo. Poteva essere veramente pericolosa questa punizione. Piano piano sta arrivando anche il portiere Gaggiano, vediamo se andrà a mettere ancora più pressione all'interno della rigore. Parte il numero 16 Papa, il pallone arriva lì e c'è una spizzicata da parte dei ragazzi del San Nicandro. L'arbitro però non decreta nessun fallo e la partita finisce qui. Il San Giovanni vince 3-2 contro il Football San Nicandro, ma è stata veramente una bellissima partita. Allora, mister, come commentiamo questa partita? I ragazzi hanno fatto una grande partita, purtroppo siamo un po' sfortunati perché, diciamo, vedendo il risultato ci sta stretto la sconfitta, ci stava minimo un pareggio se non anche la vittoria. Cosa devo dire? I ragazzi sono migliorati tanti, è ritornato il nostro portiere che avevamo già anni addietro. Pensiamo di riuscire a fare qualche vittoria, speriamo. Speriamo di sì, perché oggi veramente la squadra ha giocato molto bene, ha colpito un palo, ha avuto anche un salvataggio sulla linea da parte dei ragazzi del San Giovanni. Dobbiamo dire che San Giovanni comunque in classifica è messo molto bene, vogliono arrivare sicuramente nelle prime tre e forse hanno anche l'organico per farlo, ma San Nicandro ha fatto vedere delle ottime cose oggi. Ma cosa devo dire? Non ho niente da dire, da rimproverare ai ragazzi, perché dico di nuovo, hanno fatto una grande partita da primo all'ultimo, chi è entrato dopo ha fatto anche la sua parte. Speriamo di rifarci la prossima. Un'ottima vittoria su un campo comunque difficile. Certo, tutte e due le squadre se la sono combattute subito dall'inizio, purtroppo un po' anche causa il tempo. È stato a vantaggio nel primo tempo della squadra locale, secondo tempo della squadra ospite, però nel compenso è stata una bella partita, con il risultato ha premiato la squadra che ha combattuto di più, però nulla a togliere all'avversario che comunque sia è un grande avversario. Anche se oggi non si sono visti 20 punti di differenza tra queste due squadre, e soprattutto probabilmente il San Giovanni è entrato un po' molle, memore dell'11-0 in casa proprio nei confronti del San Nicandro all'andata. Certo, giustamente la partita forse è stata un po' sottovalutata all'inizio, però dopo i ragazzi si sono svegliati e hanno avuto chiare occasioni da gol che purtroppo non si sono concretizzate, però del resto nel complesso è stata una grande partita. Dove può arrivare questo San Giovanni? Dove può arrivare? Vedremo. Speriamo di far ancora meglio, c'è da fare ancora molto e comunque non si sa, meglio non fare profezie azzardate. Tanti complimenti al Real San Giovanni e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie anche alla squadra avversaria, complimenti anche a loro, sono stati dei grandi avversari e meritano molto di più di quella che è l'attuale situazione.